Sindaco, auguri. Auguri sinceri a lei e agli assessori e ai colleghi consiglieri, perché da milanese, prima ancora che da leghista, mi auguro che Milano migliori, evidentemente. Se così sarà, ve ne sarà dato atto, quindi non saremo qui a dire no, 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 a fare gli uccelli del malaugurio. Mi auguro veramente che Milano migliori. Fra 5 anni ci troveremo a fare, fra 5 anni o magari fra 6 mesi, dipende dai punti di vista e dal buon Dio, però a fine mandato ci troveremo a fare il punto di una Milano migliore, perché penso che noi i voti li abbiamo chiesti per questo. Per questo che un passaggio del suo intervento mi ha lasciato un po' così, quando si augura che chi lavora in comune ritrovi l'orgoglio di lavorare per il bene del comune di Milano. Penso e spero che chi lavora in comune lo facesse prima, lo farà adesso e lo farà dopo, a prescindere dai colori politici che siedono sui banchi della Giunta, altrimenti ci sarebbe qualcosa che non funziona. Stimo troppo i dipendenti del comune di Milano per pensare che in base ai colori politici sia maggiore o minore entusiasmo, maggiore o minore dedizione al lavoro. Quindi lo prendiamo come una defiance che però ci sta nella seduta d'apertura. Gli auguri li faccio anche perché non trova il deserto, non trova il vuoto, trova una città dove in ogni caso gli autobus circolano, le metropolitane funzionano, i bimbi che vogliono vanno a scuola, vanno all'asilo, l'acqua esce dai rubinetti e dalle fontanelle e bene o male, nonostante la giunta di centrodestra uscente, è pur sempre una delle capitali di questa Europa. Mi auguro che non si cerchino scuse in buchi di bilancio che ogni giunta entrante, da che mondo è mondo, va a cercare, evidentemente, lo sappiamo, ognuno fa il suo gioco, però poi andiamo a guardare i numeri, non ci aspettavamo nulla di diverso. Entriamo nel merito. Come Lega, noi ringraziamo i 57.000 milanesi che ci hanno scelto e con Alessandro Morelli, Luca Lepore e Massimiliano Bastoni cercheremo di fare un'opposizione intelligente, non distruttiva, non... Abbiamo il torto, lo dico, non so se è un torto alla consigliera Rozza, siamo nati a Milano, spero che non sia un disvalore da questo punto di vista, però abbiamo questo handicap che siamo nati a Milano, però vedremo di farlo superare. No, no, io non ho interrotto, dai, serenamente. Ecco, partiamo da questo svantaggio dell'essere nati a Milano purtroppo, vabbè, vedremo di non averne una colpa. Se ci saranno scelte che condividiamo, le sosterremo. La chiusura di Milano Sport, lei ne ha parlato in campagna elettorale, quando porterà una delibera in quest'Aula che prevede la chiusura di Milano Sport e la riassegnazione alle realtà sportive milanesi al Comune degli Impianti, noi la votiamo. Il rilancio dei mercati comunali coperti, su cui abbiamo fatto più di una battaglia, senza svenderli, lasciandoli ai milanesi, se porta una delibera di questo genere in Aula, noi la votiamo. Il taglio delle mega spese per la cultura, i milioni per il Festival Mito, che ha tutto il nostro rispetto ma ormai ha le spalle abbastanza larghe per andare avanti senza pesare troppo eccessivamente sulle spalle del pubblico, magari per aprire di sera quelle biblioteche di cui c'è traccia nel programma. Se porta una delibera del genere, un taglio del genere in aula, noi lo votiamo. Sulle auto blu, bianche, un po' più di coraggio, ce lo aspetteremo, nel senso che già nello scorso mandato, i consiglieri uscenti se lo ricordano, abbiamo dato una bella sforbiciata al costo di noleggio delle auto che erano blu, adesso sono bianche. Signor Sindaco, noi ci aspettiamo da una giunta che porta un vento di novità talmente eclatante a Milano che gli assessori, come sarebbe stato giusto anche nella giunta precedente ed erroneamente non è stato fatto, facciano come i comuni mortali. Viaggino con la loro macchina, col tram, col motorino, con la bicicletta, con la metropolitana. Su questo le chiediamo uno sforzo in più, perché quello che scrive nel programma è già così. Cioè che le auto non siano più blu ma siano dipinte di bianco è già così. Questo l'abbiamo fatto noi, pur con tutti gli errori commessi. Lo sforzo ulteriore è che gli assessori vivano la città, cosa che magari non sempre e non tutti nel mandato precedente hanno fatto e che può servire, soprattutto a chi parla di viabilità. Ci saranno delle battaglie che faremo con altrettanto rigore, se e quando arriverà una delibera che allarga e inasprisce Ecopass, noi stiamo qua di giorno e di notte perché l'abbiamo contestata prima, lo contestiamo a maggior ragione adesso. Se e quando mi spiegherete come si farà ad avere una casa per tutti, io mi tirerò giù il cappello, dirò chapeau, bravi, però adesso vediamo di riempire di contenuto e su questo siamo a disposizione, quello che è un programma un po' vago. Io penso che ci siano obiettivi comuni con metodi diversi, abbiamo sentito dei consiglieri della sinistra sul tema immigrazione e sicurezza che penso non a caso non sia neanche stato sfiorato. Ho sentito citazioni interessanti, io me ne faccio due, brevissime. La prima,
Poi dico dopo chi lo dice, perché no, se uno lo dice prima... C'è questo signore che dice che, a proposito di Islam, di moschea, che non è il primo problema di Milano, ne sono perfettamente consapevole, ma che arriverà in quest'Aula e animerà i giorni e le notti. Qualcuno, poco fa, settimana scorsa, in un'intervista ha detto: gli ingredienti più sgradevoli dell'atteggiamento islamico, la gente di solito li scopre nel lungo periodo, dopo aver trattato gli interlocutori con bonarietà eccessiva dovuta alla mancanza di informazione. I musulmani, continua costui, hanno la tendenza a occupare spazi attraverso la forma della religione che nessuno in Europa si sente in diritto di contrastare, ma che poi si estende a tutta la vita sociale, civile e politica. Non è un'infiltrazione pacifica, ha i suoi elementi rivoluzionari e convulsi che sono tipici del loro sistema, mentre noi guardiamo al tutto con una bonarietà che è dovuta alla nostra ignoranza. Non era Salvini a Pontida, ma è Monsignor Cesare Mazzolari, missionario comboniano, da 30 anni al servizio del popolo sud-sudanese e vescovo di Rumbek. Stasera noi siamo in Consiglio Comunale a Milano e lui è missionario comboniano nel Sudan. Conosce probabilmente la realtà un pochino meglio di noi e così parla. Un altro, sempre dello stesso ambiente, a proposito, lei ha fatto bene a citare Monsignor Tettamanzi nei suoi ringraziamenti perché... Si può dire, qua siamo fra amici, penso sia stato uno degli artefici della sua vittoria. Quindi ognuno è giusto che si schieri in base a come pensa e come crede. Non è la Chiesa, è una parte di Chiesa. Ho sempre pensato e penso tuttora che dobbiamo stare attenti a preservare la nostra cultura, il nostro linguaggio e le nostre categorie mentali. Sia chiaro, io penso che sia giusta la libertà di religione, ma questo non significa libertà di invasione. Non è un passaggio di ieri a Pontida, ma è Monsignor Alessandro Maggiolini, per 25 anni vescovo in quel di Como, non troppo lontano. Ce ne sono tanti altri di passaggi. Io spero che, a proposito di conflitto di interessi, chi oggi fa il vice sindaco, fino a ieri era direttore della Casa della Carità, operi da vice sindaco e non più da ex direttore della Casa della Carità. Io spero che chi si occupa di Expo oggi, si occupi di Expo oggi, lasciando da parte l'Expo di cui si è occupato fino a ieri. Noi su questo saremo estremamente rigorosi. Io penso che nel Presidente Rizzo su questo il Consiglio Comunale e la città avrà un alleato, seppur le posizioni siano onestamente, politicamente, culturalmente abbastanza lontani, però sull'atteggiamento di rigore, di controllo, di verifica puntuale che ha avuto fino a ieri all'opposizione, io penso che l'avrà oggi dai banchi della Presidenza del Consiglio Comunale. Quindi su questo non faremo assolutamente sconti a nessuno. Siete stati bravi, che dire, altrimenti ci sarebbe un altro sindaco a fare il suo discorso e un'altra squadra di assessori, quindi siete stati bravi, avete vinto le elezioni, avete fatto una campagna elettorale che è da studiare, quindi bravi voi e bravo il vostro staff. Adesso si tratta di riempire quel vaso, difficilotto secondo me, perché c'è dentro di tutto e del contrario di tutto. Ripeto, però noi non avremo i pregiudizi che qualcuno a sinistra ha avuto negli scorsi 5 anni. Per cui qualunque decisione fosse stata portata in questo Consiglio Comunale non andava bene a prescindere, perché era del centrodestra, perché era della Moratti, perché era della Lega, qua qualche consigliere se lo ricorda. I nuovi consiglieri spero che si approccino con apertura e onestà mentale al mandato che ci aspetta, quindi non faremo sconti, però se ci sarà bisogno qua ci staremo giorno e notte, tanti giorni e tante notti. Mi auguro che non si mandino a mare i tanti buoni progetti avviati nel nome di un cambiamento fino a se stesso, e ripeto, l'obiettivo è comune. Attenzione, anch'io sono contento che Milano possa diventare una città solidale, aperta, europea. Bisogna vedere come ci si arriva, bisogna vedere se l'ignoranza di cui parlava il Monsignore che stasera è in Sudan, in mezzo ai suoi poveretti, non magari in un salotto di Milano, bisogna vedere se ci porta alla condivisione o ci porta allo scontro. Non lo so, non pretendo di aver ragione, però mi auguro che non ci sia una visione univoca di questa società, anche perché, chiudo consigliere Rozza con un altro lombardo, ahimè, però la prossima volta vedrò di estendere i miei confini altrove, Gianni Brera parlava di Milano prima della Moratti, prima di Pisapia, la forza di Milano è che Milano è grande, a prescindere da tutto e da tutti, sopravvive a tutto e a tutti e va avanti nonostante o grazie a tutto e a tutti. Milano è la sola città europea d'Italia. Il carattere dei milanesi è di gran lunga il più aperto e cordiale, nonostante il centrodestra e la Lega.
è il carattere più aperto che si conosca fra gli italiani per la loro operosità, che da qualcuno viene scambiata per ingordigia ed egoismo. Ogni riferimento a qualche intervento fatto in aula questa sera è puramente casuale, da qualcuno che probabilmente non è operoso come i milanesi. Io non do giudizi a prescindere, posso assicurare che la Lega ci sarà, sarà rigorosa, sarà nei quartieri, prima aveva un consigliere comunale, adesso ne ha 4, adesso ha 35 in consiglieri di zona. Ripeto, spero che avremo l'apertura mentale per sostenere le giuste idee che verranno portate avanti, però temo che se andrete avanti solo sul vostro binario la città non andrà lontana, quindi non faremo sconti a nessuno. E ripeto, visto che ci siamo sentiti parlare, mi ha sentito parlare noi di conflitti di interessi per 5 anni, ogni centesimo di euro che finirà dalle casse del Comune di Milano e dalle tasche dei milanesi verrà controllato, per quanto ci riguarda, dall'inizio alla fine. Comunque, buon lavoro. Grazie consigliere Salvini. Adesso avrei, nell'ordine che ci siamo dati,